Cari ragazzi, oggi ne abbiamo fatta un'altra delle nostre, ma questa probabilmente è la più grossa che abbiamo fatta e speriamo di non averla fatta troppo fuori dal abbiamo vaso. Abbiamo raccolto una documentazione di importanza enorme epocale. E invitiamo i nostri amici a seguire per intero la denuncia che noi abbiamo fatto, che in questo momento vogliamo illustrare nei 3 o 4 punti essenziali, ricordando che si tratta di una denuncia di una decina di pagine. Ma di più, noi vorremmo come al solito invitare tutti quelli che ci seguono a replicare la nostra denuncia e emulare appunto la nostra azione in modo da poter dare sufficiente peso a questa denuncia, perché è veramente una cosa epocale. E possibilmente portare la denuncia, lo ripetiamo, alle procure della Repubblica di tutte le province di Roma, ai carabinieri, alla polizia, alla Guardia di Finanza, anche alla Guardia Forestale, che sono tutte forze interessate e autorizzate a recepire e qualsiasi tipo di denuncia, soprattutto come queste, che sono denunce contro gli organi superiori di questo stranissimo Stato. Allora, in pratica si tratta di questo. Abbiamo avuto finalmente documentazione, dopo anni di ricerche, di un progetto criminal-politico che parte da molto lontano e probabilmente anche anteriormente alle date che adesso diremo, che aveva come scopo quella dell'impossessamento dall'interno dello Stato. Quindi dall'interno dello Stato sono state messe in atto azioni criminali che hanno di fatto esautorato i controllori di tutto il sistema economico-finanziario e tributario italiano, tributario e anche economico dello Stato, che praticamente è stato annullato in un batter d'occhio per permettere l'entrata in azione di squadracce mercenari che hanno occupato queste posizioni e hanno incominciato ad agire su ordini di lor signori, i soliti che sappiamo, e che hanno permesso la realizzazione dell'emanazione di una serie di leggi incostituzionali, di circolari ministeriali, di regolamenti interni e quant'altro. E soprattutto nel campo della operatività. Certo, nel campo per cui praticamente tutti i corpi reattivi, i corpi a difesa del corpo dello Stato, tutti gli anticorpi, diciamo così, dello Stato messi a difesa e a garanzia del mantenimento delle garanzie istituzionali, appunto, sono stati travolti da questo mare di infami che è subentrato, messo lì ad hoc attraverso concorsi fasulli, concorsi manipolati a umma a umma, e che quindi ha messo a capo della burocrazia dello Stato 800 infami che al posto degli altri 800 direttori generali che aveva lo Stato, che sono stati messi praticamente a riposo o comunque in condizioni di non nuocere, e che avrebbero tutelato lo Stato sociale, perché la fondamentale impostazione dello Stato che costoro difendevano, essendo stati creati, formati proprio per difendere quella tipologia di Stato, e quindi è chiaro che questo Stato, cioè lo Stato sociale, è stato smantellato, possiamo dire tranquillamente, proprio dall'interno. Sì, è come se ci fosse stato iniettato nel corpo dello Stato un batterio cannibale che si nutre praticamente dell'essenza dello Stato. Allora, nella sostanza, oggi ne vediamo i risultati, vediamo che le grandi società controllate dall'IRI, dall'ENI, sono tutte state svendute dal signor Prodi e compagnia bella. Vediamo che qualche anno fa Berlusconi creò Demanio S.p.A. per vendere i beni del Demanio.
Vediamo che Equitalia sta andando a derubare di tutti i beni i cittadini. Tutto questo in palese violazione della Costituzione, in palese violazione delle norme del Codice Civile. Delle regole interne ai ministeri. E delle regole interne dei ministeri, oltretutto. Leggo qualche brano qua e là nel corpo della denuncia. E ad esempio dico, infatti, dopo la soppressione dell'intendenza di finanza, nessuna pubblica amministrazione ha vigilato perché si desse attuazione alla legge 432/93 che aveva istituito il fondo di ammortamento dei titoli di Stato, fondo a cui dovevano affluire i proventi delle privatizzazioni, dismissioni e quant'altro dei beni immobili dello Stato, dell'industria di Stato, compresa la vendita del patrimonio immobiliare indisponibili degli enti previdenziali, patrimonio immenso che invece è stato dismesso in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, ossia in deroga al principio sancito dall'articolo 25,2 della Costituzione, dell'articolo 11 delle preleggi, poi vi spiegherò in un'altra occasione cosa sono le preleggi, approvate con Regio Decreto 262 del 16 marzo 1942 e del DPR 1092 del 1985, dove si prevede che la legge non può disporre che per l'avvenire essa non deve avere mai effetto retrattivo. Ecco, che chiunque a lei ha frequentato il primo anno di giurisprudenza, questo lo deve sapere come l'elemento fondante della giurisprudenza, è uno dei cardini. Andiamo avanti. E quindi, insomma, qui un altro stralcio, la legge del 1095 del 1935 e la legge 2207 del 1939 prevedevano inoltre che a maggior garanzia per la vendita del suddetto patrimonio solo quello disponibile dello Stato, nonché del preventivo, fosse necessario, oltre alla firma dell'intendente di finanza, anche quella del prefetto, nonché del preventivo parere favorevole dell'autorità militare più elevata in grado presente sul territorio. Quindi questo per dire alcuni stralci, ma ve ne leggo un altro. Il signor, per esempio, un'altra disfunzione anomala assoluta è che il controllore è il controllato. Qui abbiamo il signor Befera che attualmente a capo dell'Agenzia delle Entrate ed è pure non a caso capo dell'Agenzia delle Entrate ed è pure presidente di Equitalia S.p.A. Che agisce da controllore e controllore in aperta violazione dei controlli sulla riscossione previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 112 del 99, quindi non un'era geologica fa, di qualche anno fa, quindi è ancora vigente. In mano di chi siamo. Ecco, l'altra cosa ad esempio che qui citiamo a proposito della decapitazione dei vertici dello Stato, leggo uno stralcio, in quanto nel 92, guarda caso tutto è successo fra il 91, quando quel figlio di puttana di Andreotti, di Ciampi e di Amato hanno emanato quella famosa legge sulla denazionalizzazione delle BIN, le banche di interesse nazionale, che servivano e che controllavano la Banca d'Italia. Naturale. E che serviva di dismettere perché così Naturale. Si potesse dare ai privati, signori Lehman Brothers, Rothschild, Morgan e Warburg, eccetera, eccetera. Rockefeller. Perché ricordiamoci bene che i privati sono sempre quelli, i privati, non è che è la sola Cisira di Voghera. Sì. La privata, quella è privata nel senso che è privata di tutto, poveraccia. Sì, i privati di cui parlano sono questi infami che abbiamo detto. E quindi per raccapezzarci, in quanto nel 1992 tramite un'errata e dolosa interpretazione del DPR 4490 sono stati decapitati i vertici dirigenziali del Ministero delle Finanze, del Tesoro e delle Ragionerie dello Stato centrale, regionale e provinciale, decapitazione che si è realizzata con la loro retrocessione dai ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal DPR 357 ristrutturata dal DPR 74872 ai ruoli impiegatizi, cioè questi signori da dirigenti generali sono stati tornati ad essere impiegati, i cui profili professionali sono stati individuati, eccetera, eccetera. Retrocesso in carriera illecita e illegittima in quanto effettuata in carriera diversa ed inferiore rispetto a quella nella quale erano stati originariamente incardinati, assunti e inquadrati in ruolo dirigenti dell'amministrazione. Dopo concorso. Dopo concorso, a punti, a premi e quant'altro. Ecco, esatto. E poi ancora, proprio così saltando di palo in frasca. A proposito di Equitalia,
delle notifiche di Equitalia, solo i dirigenti al vertice degli uffici dirigenziali possono adottare e sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Quindi questi signori che sono subentrati ai veri detentori del potere decisionale sono dei mistificatori, degli usurpatori, dei delinquenti. Ancora sempre parlando di Equitalia, il ruolo è consegnato all'esattore dall'intendenza di finanza e che la sospensione e la rateizzazione della riscossione prevista dall'articolo 39 e 19 del DPR 602-73, quello sulla finanza, la legge quadro della finanza, era sempre competenza dell'intendenza di finanza, certo. E non di un cialtrone qualunque. L'intendente di finanza, per chiamarsi e definirsi intendente di finanza, deve rispondere a certi requisiti, che solo quelli c'hanno. E deve esserlo per concorso. Allora, tutto questo putiferio, questo puttanaio messo in atto da questi cialtroni, appoggiati ovviamente dai politici prezzolati dell'epoca, a partire, come abbiamo detto, dal 91 e poi successivamente fino ad oggi non è cambiato niente, tant'è che anche lì, anche Monti e la compagnia Bella, è emanazione degli stessi poteri. E quindi qui, voglio solo dire, in tal senso si è espresso anche il TAR dell'A, a proposito della mistificazione, dicevamo, con sentenza numero 6884 del 1 agosto 2011, quindi abbastanza recente, che ci ha svelato un importante segreto di Stato. Infatti ha dichiarato illeciti ed illegittimi gli 800 incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati invece che dei veri dirigenti delle agenzie delle entrate sparse nelle varie sedi d'Italia. Allora, sentenza del TAR così significativa, così importante, dovrebbe inficiare tutto. Infatti, persone non sono autorizzate a chiedere i soldi a nessuno, non sono autorizzate a emettere cartelle delle tasse a nessuno, capito? Allora, in quanto concessionario di un pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 112-99, deve utilizzare per tutte le incombenze esclusivamente personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia attraverso i dirigenti della pubblica amministrazione, compreso il personale che effettua la notificazione degli atti della riscossione, ossia i messi notificatori che devono essere abilitati alla professione ai sensi dell'articolo 12 e 13 del decreto legislativo 59-2012, che ha recepito la norma comunitaria, fra l'altro. E con questo noi concludiamo, almeno per il momento, dicendo che qui c'è la conferma di quanto noi abbiamo sempre dichiarato. Le tasse devono essere portate, consegnate, le cartelle delle tasse... dagli ufficiali giudiziari. Solo dagli ufficiali giudiziari. Equitalia o altre organizzazioni di rapinatori chiedono i soldi attraverso invio postale, la lettera raccomandata che vi arriva deve essere respinta. E con questo noi concludiamo questo nostro primo intervento su questo argomento. Ciaissimo a tutti, un bacione, ciao.